amici, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a realizzare questa bellissima stella di Natale. Questa è una stella, il mio primo Natale, e vi faccio vedere come in pochi passi riusciamo a realizzare questo bellissimo progetto. Quindi una stella da regalare a magari a una famiglia che ha avuto da poco un bambino, quindi è il suo primo Natale, e così da ricordarsi che quell'anno appunto è stato il suo primo Natale. Il progetto, quindi la sagoma della stella, la troverete sul mio canale Telegram, dove appunto su quel gruppo Telegram che io ho li troverete sia questo che anche tantissimi altri progetti che io ho fatto anche in passato e quelli che farò in futuro. Quindi se ancora non vi siete iscritti al mio canale Telegram, iscrivetevi, perché lì poi metto sempre tante cose, sia per il ricamo, cucito, eccetera. Cosa ci occorre? Ci occorre un telaio. Questo telaio è grande 13x18, quindi non occorre un telaio tanto chissà quanto grande. Poi ci occorreranno due pezzi di tessuto. Io andrò a utilizzare il panno Lenci perché mi piace proprio il fatto che è così morbido, insomma, al tatto, e mi piace tantissimo. E poi ovviamente il filo dei colori che noi abbiamo deciso del progetto. Allora, quindi una volta abbiamo portato il nostro progetto qui sulla macchina, come primo passaggio è il contorno della nostra stella. Quindi appoggiamo il nostro tessuto per vedere se riusciamo a quindi prendere tutto quanto il nostro tessuto. Io vado qui e mi si apre questo schemino. Allora, se io clicco qui in basso, vedete, si è spostato e si è portato qui. Quindi poi io vado di qua e vediamo che comunque riesce a prendere il mio tessuto. Qui pure si ferma qui e qui si ferma qua sopra. Quindi diciamo che andrà a crearmi la stella in quest'area. Una volta quindi posizionato e deciso il punto preciso del mio tessuto, ho inserito il filo ho inserito, ho cercato un filo del colore più simile quindi al mio panno Lenci. Adesso basterà schiacciare il bottone e quindi cominciare con la sagoma della stella. Ok, adesso ho terminato di effettuare la sagoma. Ora magari non si vedrà molto perché appunto il filo è dello stesso colore del tessuto, quindi è un po' difficile da farlo vedere. Ora quello che vado a fare è il mio disegno interno. Quindi cambio filo. Ricordatevi che per ogni cambio filo la macchina si ferma in automatico. Questo succede per tutte le macchine da ricamo. E faccio partire. Ora, siccome che per questo ricamo servono 7 minuti, io ovviamente non sto qui adesso a registrare per 7 minuti, stoppo e poi riprendo sulla fase successiva. Ok, adesso che ha terminato quindi tutto il ricamo, dobbiamo andare a fare la parte finale, ovvero dobbiamo quindi tanto cambiare il filo quindi, e mettere di nuovo il filo che avevamo messo all'inizio, quindi dello stesso colore del tessuto che abbiamo scelto. Prendiamo l'altro pezzo di tessuto, lo posizioniamo sopra questo che abbiamo messo adesso, ovviamente facendo attenzione di coprire tutto quanto per bene, poi abbassiamo e facciamo partire la macchina, così da crearci un'altra volta la stella. Questa volta però il contorno della stella non sarà come prima tutta chiusa, ma rimarrà una parte aperta, perché poi ci servirà per svoltare e per imbottire appunto la nostra stella. Un'altra cosa che possiamo fare, ho stoppato
proprio per farvi vedere questo passaggio. Volendo possiamo inserire anche un piccolo laccetto, così poi per appenderlo all'albero. Quindi cosa faccio? Aspettate, faccio tagliare un attimo il filo così vi faccio vedere bene. Se lo fate prima di far partire la macchina per il contorno della stella è meglio. Comunque, allora, qui su questo punto, quindi la parte superiore della stella, io vado a posizionare questo laccetto in questo modo. Lo blocco semplicemente con un pezzo così di carta, questa qui, di scotch di carta, in questo modo. Quindi questo, fino a quando fate in modo che capita all'interno, quindi della vostra stella, chiudo e adesso riposiziono tutto, rifaccio partire di nuovo, così che conclude il giro della stella. Quindi, come dicevo prima, se questo lo fate prima, lo mettete prima all'accetto, è meglio. Adesso che ha concluso quindi tutto il nostro giro, stacco il telaio dalla macchina. Ok, quindi adesso smonto tutto quanto. Questo lo possiamo anche togliere. Ok, adesso andiamo a tagliarci la teletta, questa qui che abbiamo sul retro, perché non ci serve più. Un'altra cosa che vado a fare è tagliarmi il contorno della stella. Allora, per tagliarmi il contorno della stella posso anche utilizzare delle forbici normalissime. Oppure possiamo utilizzare forbici a zigzag. Le forbici a zigzag ve le consiglio qualora voi avete utilizzato un tessuto in cotone. Questo perché? Perché il cotone tende a sfilacciare, quindi in quel caso con le forbici a zigzag non sfilaccia. Se invece avete utilizzato un panno Lenci, un feltro, insomma tessuti di questo genere, non serve in quanto non sfilacciano. Mi taglio tutto il contorno lasciando circa 1 cm. Arrivati sul punto che ho lasciato aperto, lascio un po' di più. Allora, adesso qui per ogni angolo vado a effettuare un taglietto in questo modo, ovviamente facendo attenzione a non arrivare sulla cucitura. Mentre se abbiamo utilizzato un tessuto che è in cotone, quindi un tessuto non panno Lenci, non un tessuto elasticizzato, dovete andare a fare tutti i taglietti tutto intorno. Nel mio caso non lo faccio perché, appunto, essendo panno Lenci, oppure se era feltro, la stessa cosa, non serve. Adesso andiamo a svoltare. Per svoltare utilizzo questo, quindi cosa faccio? Inserisco questo tubicino e poi col retro, quindi non vado con la punta perché potrei rischiare di bucare, ma con il retro schiaccio all'interno il mio tessuto, faccio scorrere e faccio questo lavoro. Ok, quindi faccio uscire un pezzo e poi piano piano con le mani tirando tiro fuori tutto quanto. Adesso, sempre con l'aiuto del bastoncino, vado e tiro fuori bene le punte della stella. Qui dalla parte che ho lasciato aperto non mi resta altro che inserire la mia imbottitura. Ok, quindi prendo un po' di imbottitura e inserisco all'interno. Aiutandomi con il bastoncino, la spingo prima sulle punte, quindi qui su questa zona, man mano scendo, ma faccio in modo da farla capitare bene l'imbottitura su tutte le punte della stella.
Il quantitativo di imbottitura, quello dipende da voi, quanto vi piace imbottita, c'è cioè chi piace più imbottita, chi piace meno imbottita, quindi questo è poi a gusto personale. Questa è la stella imbottita. Adesso dobbiamo andare a inserire all'interno, quindi questa parte che abbiamo lasciato un pochino più lunga, quindi ho sposto un po' di imbottitura e la metto sistemata per bene qui all'interno, sia questo lato che quest'altro lato. In questo modo me le sistemo tutte e due per bene, in modo da farli coincidere in questo modo. Adesso basterà chiudere con un punto nascosto e quindi la nostra stella è terminata. Ora io ho inserito appunto questo angioletto con scritto Primo Natale, ma ovviamente voi poi potete utilizzare qualsiasi soggetto a fantasia vostra. Potete anche inserire il nome del bambino, della bambina, scegliere i colori, insomma, veramente potete spaziare tantissimo e penso che come idea regalo può essere veramente bella. Oppure potete realizzarli per poi venderli ai mercatini. Magari senza scrivere il nome, ma soltanto il mio primo Natale e magari 2023. Quindi Natale 2023, insomma, potete poi magari, non so, decorare avanti e indietro se volete decorare entrambe le parti. Una volta che avete fatto la prima stella, poi dopo dovete staccarla, rintelaiare tutto e fare la seconda stella con la parte del nome o quello, insomma, che voi volete come personalizzazione anche sull'altro lato. E poi mettere entrambe una sull'altra, però prestando molta attenzione che coincidano bene, quindi poi le parti che avete fatto il contorno e far passare il contorno, quindi poi rifare l'ultimo giro, quello che poi dove poi rimane qui sotto aperto. Bene amici, queste sono delle piccole idee che ci tenevo a darvi. Come avete visto, non è difficile, è piuttosto semplice come lavoro. Però veramente penso che sia bello ed effetto. Tutto ciò che ho utilizzato in questo tutorial poi troverete qui sotto i link, così se volete acquistarli sapete dove li ho acquistati io, insomma potete andare e vedere quelli che ho comprato io. Se avete dubbi e domande scrivetemi sempre qui sotto, così che poi io vi posso rispondere. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e condividete, condividete, condividete. Ricordate, tutti i file che io sono andata a utilizzare oggi e anche in altri video precedenti li troverete sul mio gruppo Telegram. Se ancora non vi siete iscritti al mio canale YouTube, iscrivetevi e accendete la campanellina. E se non vi siete iscritti neanche a tutti gli altri miei social, iscrivetevi perché anche lì pubblico sempre tantissime belle cose. Io adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!